Signori, momento, vi dico questo. Movimento del disegno. Vi dico questo. Il lavoro, vedi, ecco, gridano. Vi dico questo. Questo è il voto, il 25 di maggio, più politico della vostra, della nostra vita. È veramente il più politico, perché non c'è da scegliere un programma o un altro, diremo tutte le stesse cose, bisogna vedere a chi credete, se per convenienza allora fate le vostre scelte, però è il voto più politico della nostra vita, c'è da scegliere finalmente o noi o loro, e sceglieremo noi. Ciao a tutti, grazie. Vai con la musica. Aspetta, mi ero dimenticato. Allora, vieni, venite. Questi sono, mi stavo dimenticando, guardate. Questa festa è per loro, mica per me. Questi sono i candidati che andranno in Europa, vorrei che voi li guardaste bene. Sono stati scelti in un modo democratico, non calati dall'alto. Lui non lo conoscevo, lui l'ho conosciuto, lei neanche. Io ne ho conosciuto pochissime di queste persone. Ci siamo visti tutti e 73, piacere Grillo. Ma come piacere Grillo? Non sei stato tu che ci hai nominato, piacere. Non è stato nominato, sono stati scelti. Ed è per la prima volta in Italia che si scelgono le persone attraverso la rete, attraverso migliaia di persone. Quindi presentateli a voi. Tu che arrivi dall'estero e sei in Olanda, mi hai detto delle notizie meravigliose, va. Ciao a tutti, dall'estero, anche dalla Sardegna, perché io non sono siciliano. Ciao Palermo, ciao Sicilia, ciao a tutti. E grazie dell'ospitalità, perché io è la seconda volta che vengo per il tour qui in Sicilia e mi sono sentita a casa da subito. Allora, io sono Nicola Marini, sono di Cagliari, vivo all'estero già di diversi anni, sono un ingegnere informatico e ho lavorato un po' dappertutto in giro per il mondo, ma adesso sto a Londra. Fino all'anno scorso ero il responsabile dei sistemi software di una multinazionale per Europa, Medio Oriente e Africa, poi alla fine dell'anno scorso io ho deciso di licenziarmi. Mia madre è entrata nel panico perché ha detto: c'è crisi, tu hai un posto fisso, importante, perché te ne vai? E io ho detto: ho delle buone idee e ho delle competenze, e all'estero quelle competenze possono rendere. Ho aperto la mia società all'inizio di quest'anno e effettivamente ho cominciato a avere successo. Mia madre è rimasta a bocca aperta e io ho detto: guarda che all'estero la meritocrazia paga, e qui in Italia che i cervelli devono scappare perché sono una minaccia per chi sta nel governo, che sono incompetenti. Ci hanno chiamato incompetenti quando ci siamo presentati l'anno scorso. Adesso siamo dentro e hanno scoperto non solo che siamo competenti, ma che siamo giovani, motivati e onesti. E vi ricordate a Natale? Gli abbiamo detto: preparate cotechini e lenticchie, perché queste porcate non le facciamo passare, noi invitiamo qui fino a Capodanno. E quelle porcate sono state bloccate, vi ricordate gli affitti d'oro? Perché questi ragazzi possono veramente cambiare l'Italia, e non solo l'Italia. Allora, io perché ho deciso di candidarmi adesso? Ho delle competenze che sono valide per l'Europa, parlo le lingue, ho esperienza all'estero, però c'è una cosa che mi è successa. All'estero mi è arrivata una cartella esattoriale di Equitalia. Mi hanno beccato anche all'estero. Non avevo pagato le tasse dei rifiuti del 2009. Io vivo all'estero dal 2005, ho detto: c'è un errore, cosa ho fatto? Invece di fare ricorso, io gli ho scritto e gli ho detto: queste sono le prove, io vivo all'estero dal 2005. Come mi hanno risposto? Cartella esattoriale del 2010, devi pagare anche quella, 140. Io ho chiamato gli amici in Italia e loro cosa mi hanno detto? Mi hanno detto: paga, non rischiare, magari ti pignorano qualcosa. Però a me dà fastidio, non mi piacciono le ingiustizie. Cosa ho fatto? Gli ho scritto, però ho cambiato la lettera, ci ho scritto: diffida, se lo fate un'altra volta, io vi denuncio alle autorità competenti per tentata estorsione e appropriazione indebita. Come mi hanno risposto? Mi hanno mandato lo sgravio che non devo più pagare.
Però non è questa la motivazione per cui mi sono candidato. La motivazione per cui mi sono candidato è perché ho visto quello, io seguo un po' di più, perché all'estero ho creato un meetup europeo insieme a altri ragazzi, validissimo, perché è l'unione che fa la forza, ricordatevelo, è l'unione che fa la forza. All'estero eravamo sparpagliati e tramite la rete abbiamo fatto grandi cose. Tornai in Sardegna per raccontarlo. E praticamente seguo però molto di più, abbiamo dato una mano per interrogazioni parlamentari, per alcuni emendamenti per la Commissione Affari Esteri, e ho notato che c'è un ragazzo che ha fatto una cosa importante, una piccola cosa, ha fatto un emendamento che praticamente dice che se tu hai dei debiti nei confronti, cioè dei crediti nei confronti dello Stato, allora Equitalia, se devi dei soldi, li puoi usare per compensare. E se l'avessero fatta 10 anni fa questa cosa, quante aziende magari non l'avrebbero chiuso e magari avremmo salvato qualche vita? Scusate, l'idea di fare solo una cosa del genere mi ha fatto scegliere di candidarmi. Grazie. Se andiamo in Europa, cambiamo l'Italia, la Sardegna, la Sicilia. Grazie. Wow. Ciao Palermo. Allora, io mi chiamo Ignazio Corrao e sono uno degli 8 sconosciuti alle procure che il Movimento 5 Stelle ha candidato per la circoscrizione Sicilia e Sardegna. Allora, io ho 30 anni, sono nato a Roma ma sono siciliano, sono cresciuto tra Alcamo e Palermo e sono laureato in giurisprudenza. Una cosa che mi piace dire è che non ho studiato giurisprudenza perché mi interessava il diritto dal punto di vista tecnico, ma perché ero molto motivato alla tutela dei diritti. Qualora sarò eletto come portavoce, mi lotterò e mi batterò per la tutela di quei diritti che col passare del tempo abbiamo gradualmente perso. Li abbiamo persi perché abbiamo lasciato andare l'Europa, che era un sogno nella sua concezione originaria, alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Quel manifesto di Ventotene è bellissimo, sottoscritto dagli intellettuali. È diventato un incubo, perché doveva essere una comunità tra stati e invece è diventato un'unione di banche, un'unione di speculatori finanziari, un'unione di lobbies. E allora noi ci dobbiamo fare tutti una domanda, ma se apriamo i mercati, se costruiamo un sistema liberale in cui c'è la totale libertà di scambiarci le merci, ma non lo accompagniamo questo da criteri di giustizia sociale, l'unica libertà che otteniamo è quella di diventare schiavi. E noi gradualmente lo stiamo diventando schiavi lentamente dei poteri forti, perché in una comunità, e l'Europa doveva essere una comunità, il più forte aiuta il più debole e non il più forte affossa il più debole. Noi andiamo a portare dei concetti nuovi, entriamo e mettiamo i diritti del cittadino al centro della nostra azione politica e faremo una cosa totalmente rivoluzionaria, perché ci faremo portatori della voce, della più grande lobby che esiste in Europa, che è la lobby dei cittadini. Io lavoravo nel sociale, ho vissuto parecchio tempo all'estero e vi voglio raccontare una breve storia. 3 anni fa, durante l'occupazione di Puerta del Sol degli Indignados, sono arrivato lì e c'era un cartello enorme in cui c'era scritto "Nosotros somos mayoría, somos el 99%. Significa, siamo la maggioranza, siamo il 99%, se noi ce ne rendiamo conto, il mondo cambia. Lascio la parola alla mia collega, grazie. Buonasera a tutti, io sono Simona Suriano, ho 35 anni e sono un avvocato. Ho un master in relazioni internazionali. Il 25 maggio dobbiamo andare in Europa, dobbiamo conquistare l'Europa. È essenziale che noi dobbiamo essere numerosi, perché dobbiamo controllare cosa fanno lì dentro con i nostri soldi. È essenziale vedere sostanzialmente, soprattutto, quello che fanno con i finanziamenti europei. La Sicilia da sempre ha avuto, da decenni, ha avuto finanziamenti europei e finora non ne abbiamo avuto alcun beneficio, non vediamo i risultati. E quindi dobbiamo andare a vedere cosa e come spendono i nostri soldi e cosa sono destinati i nostri soldi.
Dobbiamo andare in Europa per rimodulare il concetto di Europa, per ritrattare i trattati vergognosi che ci stanno soffocando. Dal MES, dal Fiscal Compact, dal TTIP, che è un trattato vergognoso, l'ennesimo, firmato ovviamente dall'Italia senza i nostri rappresentanti che ci tutelino. Il TTIP prevede l'apertura dei mercati europei ai prodotti statunitensi, ma la cosa più grave, più vergognosa, è la possibilità delle multinazionali di citare in giudizio e chiedere un risarcimento danno ai governi laddove i governi non vogliano far entrare certi prodotti americani dentro il proprio Stato. E quindi l'interesse privato della multinazionale che va a prevalere sull'interesse pubblico statale laddove lo Stato avesse di interesse la salute dei suoi cittadini. E questo è quello che vanno a fare in Europa senza un controllo. È per questo che noi dobbiamo essere lì e frenare queste cose oscene. In Europa dobbiamo far valere l'interesse degli italiani, far valere l'interesse delle nostre meravigliose isole che finora sono state considerate la periferia del mondo. È per questo che dobbiamo portare alta la bandiera del movimento dentro le istituzioni europee. Grazie. Buonasera, sono Paola Sobrio, ho 41 anni, sono nata a Messina ma vivo da 16 anni a Marsala, quindi due punte della Sicilia. Sono avvocato, sono laureata in giurisprudenza, ho un dottorato di ricerca, ho fatto ricerca fino a 3 anni fa, ora ultimamente disoccupata pure io. Ok, sono... sì, ora... sono, devo dire, emozionatissima per un motivo, diciamo, sentimentale. Io ho conosciuto Beppe alla fine degli anni 90 perché seguivo i suoi spettacoli, avevo appena partorito, avevo avuto una bambina e lui mi ha aperto un mondo. Un mondo che poi, cioè io mi sentivo un po' finalmente rincuorato, ho detto ma non sono l'unica pazza che pensa che il mondo può cambiare. Nel 2007 mi sono iscritta al Meetup, nel 2008 mi sono candidata con la prima lista di amici di Beppe Grillo qui in Sicilia e quindi è la seconda volta che salgo sul palco con lui, con una piccolissima differenza, tutto questo popolo che abbiamo davanti, perché veramente, cioè, io sono tanto emozionata perché ero veramente scoraggiata. Nel 2008 pensavo che non avremmo potuto fare quello che stiamo facendo e quindi ringrazio Beppe, sono veramente contentissima che i cittadini siano svegliati. Nel mio piccolo, ora quando ho deciso di candidarmi, che cosa ho fatto? Sono andata un po' a guardarmi quelli che sono i privilegi dei nostri parlamentari europei e do una notizia al movimento dei disoccupati. Lo sapete che i parlamentari europei l'ultima seduta che hanno fatto è stata il 17 aprile a Strasburgo e percepiranno l'indennità per intero 8.000 euro al mese fino a fine gennaio del 2015, un'indennità di disoccupazione anche se torneranno a lavorare. Pensate un po', quindi è questo che noi andremo a fare in Europa, scopriremo che faremo capire, noi siamo cittadini, l'abbiamo dimostrato in tutte le istituzioni in cui ci troviamo, si può fare politica rinunciando ai privilegi, si può fare politica da cittadini, quindi vuol dire come? Avendo a cura gli interessi dei cittadini. E questo, diciamo, è la cosa in assoluto che noi porteremo avanti. Quindi si può fare politica adottando il criterio della trasparenza e adottando il criterio dell'abolizione dei privilegi. Beppe, chiudo con l'ultima cosa. oppure scoperto che i parlamentari europei hanno un fondo di 250.000 euro che si va a sommare allo stipendio che percepiscono, alle indennità, agli stipendi per gli assistenti. Questo fondo non è soggetto a rendicontazione. Addirittura nel 2013 gli eurodeputati hanno votato contro la rendicontazione. E quindi, vabbè, il nostro compito sarà facile all'inizio, cioè aboliremo completamente questi privilegi. Andiamo in Europa e vinciamo noi. Non lo so però. No? Non lo so. Ora io non lo so. Io
però sono di un'opinione che se una persona fa bene il proprio lavoro la devi pagare. Io sono per quello, se mi arriva un idraulico in casa e mi dice guarda non ti prendo niente ma mi fa un lavoro di minchia, e io dico prendimi quello che vuoi ma fammi un bel lavoro. Loro andranno 5 anni, non è come qua, andranno 5 anni là con le loro famiglie, vivranno là, poi sarà loro che dovranno decidere se rendicontare, non rendicontare, se una parte della diaria darla, fare una borsa di studio per i lavoratori italiani fuori. Lo faranno di loro spontanea volontà. Però se uno lavora bene è giusto che prenda anche dei soldi, perché se li guadagna, e là ce li dobbiamo guadagnare. Però c'è una cosa, loro ci pongono dei sacrifici ma hanno 2 parlamenti, 2, cioè Strasburgo e Bruxelles. Strasburgo ci vanno 4 giorni al mese, circa 750 parlamentari con 3.500 addetti, 4.000 persone, 4 giorni con i faldoni vanno là. Bruxelles costa 100 milioni e Strasburgo costa altri 50 milioni. Poi ci chiedono a noi dei sacrifici. Noi andiamo lì, dovremo fare delle alleanze, lo determineremo insieme, perché ci vogliono 7 stati per essere rappresentati dentro il Parlamento in un modo tosto. Troveremo 7 gruppi, 7 parlamenti, li decideremo insieme, che abbiano a cura il nostro programma e da condividere le nostre idee. Entreremo lì e stanno già preoccupandosi moltissimo del Movimento 5 Stelle, perché c'è anche il Movimento Inglese che è al 30%. E guardate una cosa, noi abbiamo fatto una grande cosa in Italia. Abbiamo evitato che ci fossero veramente delle forze estremiste. Perché in Grecia si è formato Alba Dorata e al 15%, in Ungheria c'è al 22% c'è il nazismo, il Partito Nazionale Socialista, in Francia c'è Le Pen del governo di Vichy, quindi estrazione del governo di Vichy. In Italia, che abbiamo inventato il fascismo, non si è formato il fascismo, perché ci siamo noi che facciamo da cuscinetto, dovrebbero ringraziarci, siamo la loro assicurazione sulla vita. Quindi signori, il 25, ricordatevelo. Salve a tutti, io sono Antonio Zanotto e la gente non mi sopporta più perché parlo sempre di Munnizza. Ho 34 anni, ho una laurea e un dottorato in chimica dei nanomateriali, Brunetta non c'entra niente, e vorrei proporvi un modello, nuovo modello, di dove sono? Allora, sono di origine veneta, ma 8 anni fa scesi in Sicilia per la prima volta e fu amore a prima vista. Mi innamorai dei colori, dei profumi, del calore della gente, ma diciamolo, soprattutto del cibo. Secondo me la melanzana siciliana potrebbe essere dichiarata patrimonio dell'umanità. Vorrei proporvi un nuovo modello socio-economico. È un manifesto, si chiama Territorio Zero. È composto di 3 zeri. Rifiuti zero, emissioni zero e chilometro zero. Chilometro zero è l'abbattimento della distanza tra il produttore e il consumatore. Basta pomodori che arrivano dall'Olanda. E più controllo e qualità di ciò che mangiamo. Emissioni zero, ne ha parlato Di Maio l'altra sera. È la terza rivoluzione industriale. Si passa dal fossile al rinnovabile. Da un posto di lavoro a 60 posti di lavoro. E poi ci siamo francamente rotti le scatole di sentire gente che muore di cancro. Basta. Infine, rifiuti zero, il mio pallino. Non è altro che considerare il rifiuto come una risorsa che, mantenuto separato, si può rivendere e si può ricavare un utile. Ci sono comuni che lo fanno, sono arrivati anche qui in Sicilia all'82% e il sindaco ha regalato con questi utili nuovi servizi alla comunità. Potete portare la vostra Munnizza differenziata e avrete in cambio acqua gasata, acqua microfiltrata oppure detersivi alla spina, semplice. Denominatore comune di tutto ciò che ho detto finora, i diritti civili, perché una società senza rispetto dell'individuo non esiste.
Signori, andiamo in Europa per cambiare l'Italia e per farlo basta una matita! Una bomba. Buonasera a tutti, sono Maria Saia e sono di una città dove prima si contavano i tonni e ora si contano invece i cancri. E Milazzo. E io in realtà sono di Messina, ho sempre vissuto là, ed è la città, come lo sapete, di Genovese, che ha questo mandato di cattura proprio perché i fondi per la formazione li ha praticamente regalati a chi ha voluto lui. E sono una vecchia grillina, sono una grillina classe 2007, anche io, e voglio ricordarvi che tutto è iniziato da qui, è iniziato da Palermo, una sera, era a febbraio, i grillini si sono riuniti perché finalmente avevamo ottenuto le dimissioni di Cuffaro, di un presidente della regione siciliana che si era permesso di festeggiare con i cannoli il fatto che non avesse avuto il favoreggiamento per mafia. Aveva soltanto avuto la condanna per associazione mafiosa, ma non per favoreggiamento alla mafia. La differenza era molta, perché con l'aggravante del favoreggiamento per mafia praticamente lui non avrebbe più potuto avere nessun incarico pubblico a vita. E quindi festeggiò con i cannoli e noi con l'indignazione davvero di giovani. Io per esempio tornavo dalla mia esperienza estera, circa 5 anni fuori dall'Italia. Noi veramente eravamo indignati e volevamo appunto lanciare un messaggio alla politica. Avevamo fatto il primo V-Day, era Parlamento Pulito, ve lo ricordate? Chiedevamo semplicemente no, nessun condannato all'interno delle liste, chiedevamo cose semplici, le stesse cose che stiamo portando adesso noi ad attuare, i 2 mandati. Eppure non ci hanno ascoltato, e quindi una sera proprio qui a Palermo nel 2008 noi ci siamo riuniti e abbiamo deciso di formare una lista, ed era la lista di Beppe Grillo. Siamo stati noi che l'abbiamo chiamato e abbiamo chiesto: Grillo, per favore, ci darai una mano? E da lì è nato tutto. Forse abbiamo buttato anche le basi per quello che poi è diventato questo, il movimento. E viva Palermo! Allora, che cosa faremo in Europa? Voi dovete sapere che l'Europa è l'unica che ha la competenza per legiferare in materia di agricoltura. E quindi ci sono tantissime sementi, tantissimi prodotti nostri che non sono messi in un elenco e che quindi non possono essere né piantati né utilizzati come vogliamo. Questo vuol dire che noi non abbiamo sovranità alimentare. Ci hanno tolto anche la sovranità territoriale. Ci hanno messo opere di morte e poi ci hanno detto che con queste opere di morte però avremmo avuto lavoro. Per esempio con il MUOS, con queste antenne satellitari, ci hanno detto che dopo non c'era problema perché poi avremmo avuto lavoro nel polo oncologico. Allora questi sono i problemi. Veramente ce ne sono molti di più, non abbiamo neanche più sovranità finanziaria, monetaria, non abbiamo nessun tipo di potere, dobbiamo soltanto subire, subiamo il trattato che l'Europa ha fatto con il Marocco per portare le arance qui da noi, loro neanche lo sanno quanti tipi di arance abbiamo, e allora queste cose dobbiamo fare. L'Europa non è stata mai in grado di rappresentare la Sicilia, la Sardegna, l'Italia, i nostri interessi, la nostra pesca, i nostri allevamenti, i nostri diritti. Non ci sono stati, non ci hanno rappresentato. Per questo adesso andremo lì a battere i pugni. Sì, batteremo i pugni. Allora io vi prego di una cosa, vi prego di convincere la gente ad andare a votare. Perché l'Europa è molto più vicina di quello che pensiamo, perché tantissimi anni fa qualcuno mi disse che la prima scelta politica è fare la spesa, ed è vero. Veniamo adesso dalla Sardegna, dove l'85% dei prodotti che praticamente consuma la gente, anche noi, anche qui, viene dall'estero. Questi sono i nostri problemi, i nostri agricoltori sono in ginocchio, i nostri pescatori uguali, i nostri allevatori uguali. E poi abbiamo esempi come il notaio di Favara che dice you're beautiful, tu sei bello. È un progetto, dice, ognuno di noi può piantare un seme e può fare crescere una pianta, ma dobbiamo recuperare quel
quella passione e quella lungimiranza che ha un contadino, cioè quell'aspettativa, quella cura, quella costanza, e questo dobbiamo fare. Allora voi avete questo dovere, avete il dovere di convincere gli indecisi. Abbiamo fatto un test, tipo una schedina, la trovate su internet, sono le nostre proposte di legge, fatela compilare agli indecisi, vi prego, fategli vedere, fategli capire se sono contrari o favorevoli, e poi dopodiché vedrete che aprendola troverete le risposte, cioè troverete la votazione che ha fatto il PD e il PDL e quella del Movimento 5 Stelle. Allora io sono molto emozionata stasera ho visto Petra Reschi, che è una giornalista tedesca che aveva scritto dei libri, fra cui Pizza Connection, ed è stata oscurata in alcune parti perché parlava di Dell'Utri, ma è stata oscurata non in Italia, in Germania. Allora ci sono tantissimi problemi e noi dobbiamo andare lì proprio per questo. L'ultima cosa la voglio dedicare a chi in questa piazza io lo vedo, questo profumo di libertà che Paolo ci ha insegnato, e noi camminiamo con le sue idee. Un altro ingegnere, dai, un altro ingegnere. Buonasera a tutti. Ve lo devo. Lo devo a tutti voi. Il fatto che stasera sono qua è un'emozione grandissima. Te lo dico subito. Io mi chiamo Antonella. Sono Antonella di prima. C'ho 34 anni. Sono nata a Sciacca in provincia di Agrigento. Ho Palermo nel cuore perché ho studiato qui. Sono diventato un ingegnere chimico che poi mi ha portato nel Siracusano, dove lavoro nella zona industriale, dove lì le persone devono scendere anche a compromesso per poter lavorare. Io sono siciliana, quindi dico faccio avanti e indietro, su e giù per la Sicilia. Mi sento siciliana, sono siciliana. Quando sono arrivata qui ho detto ma io che gli devo andare a raccontare a queste persone? Avevo pensato di dire, visto che sono un ingegnere, visto che sono un tecnico, di parlarvi di numeri, di dirvi ad esempio che l'Italia, questo dato fino al 2013, noi abbiamo in atto 114 infrazioni che ci stanno notificando, che ci hanno notificato la comunità europea, per le quali andiamo a pagare di base una multa di 8 milioni di euro, più ammende che vanno dai 10.000 ai circa 260.000 euro, questo perché? Perché noi non rispettiamo le leggi. Ma allora tu dici, ma l'Europa è cattiva? No. Le quote latte, l'Italia, famosa questa storia delle quote latte, noi abbiamo le quote latte, abbiamo avuto l'attribuzione delle quote latte del Belgio perché non c'erano gli italiani, non c'erano gli italiani. Noi siamo qui perché con queste facce ci dobbiamo andare, perché ognuno di noi glielo deve fare così, e lo dico apertamente a tutti. Siamo 73. Una lista di 73 persone, l'hanno detto in tutti i modi, facce pulite, facce che non ci conoscono in procura. La spinta però, quella più grande, quella che mi ha fatto emozionare venendo qui, è che oggi pomeriggio ho conosciuto nella mia terra di origine un signore, un agricoltore. Lui coltiva le olive e produce olio, produce prodotti di tipo biologico, li prende, li coltiva e ottiene un prodotto meraviglioso. Lui mi ha detto una cosa, questo signore ha 80 anni, voi lo dovete vedere, è un signore arzillissimo, spettacolare. Mi fa, no, noi, mi ha detto tutti i problemi della mistificazione dell'olio, tutti i problemi del fatto che ci sono aziende italiane che sono state svendute ormai all'estero, che non sono più italiane, la stessa Bertolli, che non era diventata olandese. Mi ha detto, noi abbiamo problemi, ci proviamo, dobbiamo andare avanti, abbiamo delle difficoltà, ci proviamo. Poi mi fa, vabbè, ma provare ad allargare il mercato. Abbiamo provato ad andare in Marocco. Ah sì, in Marocco, perché c'è il discorso del trattato Unione Europea-Marocco. Sì, sì, abbiamo provato, però succede una cosa. Lì, se voglio portare olio per 10.000 euro, 5.000 euro li devo andare a mettere sul tavolo soltanto di dazi, di tasse che devo pagare. Quindi dice, lascio perdere, rimango qui, altrimenti me ne vado. Ma io sono legata a quella terra, non me ne vado. La cosa più bella però, lo sapete qual è stata? Questa ve la devo dire, che quando stavo andando via, che ho detto io torno perché mi devi spiegare ancora meglio questa realtà, perché non la conosco, perché me la devi spiegare, perché per portare appunto questa voce in Europa. Lui mi ha detto, mi fa, io sono contento.
sono contento perché tu stai andando lì a Palermo, c'è Beppe Grillo, gli ha mandato pure delle bottiglie di olio, ha tentato voto di scambio, ha tentato questa cosa, ha tentato il voto di scambio, però mi ha chiuso dicendo arrabbiato, io non guardo telegiornali, non guardo la televisione, non leggo neanche i giornali, i miei figli mi hanno messo là sul computer due cose, io ci clicco sopra e mi guardo Il Fatto Quotidiano e il blog di Beppe Grillo. Detto questo, abbiamo detto veramente tutto. 25 maggio, ci siamo, ci possiamo essere, vinciamo noi. Abbiamo creato dei mostri, dei mostri, delle immagini, la Sakai Sonic, Kunzi Daigen Zeiger.